Buonasera a tutti, registro il video per continuare il mio diario sulla mia operatività. Ieri ci sono stati non fan payroll e quindi diciamo che mi sono andato a proteggere da quel che riguarda le posizioni che avevo in corso. Precisamente ieri avevo ancora in corso EURGPI, che erano posizioni nel mio caso long, che sono poi andati a stop profit e mi hanno dato un piccolissimo profitto di 8 centesimi l'una, perché si è comportato EURGPI come temevo. C'è stato un crollo durante il non fine payroll, poi c'è stata una ripresa, ma poi alla fine la serata è andata a chiuderla in ribasso. È andata a chiudere al ribasso perché secondo me potrebbe anche essere iniziato un trend ribassista per quello che riguarda l'euro. Se andiamo a vedere, nei confronti del dollaro ha avuto un calo direi molto molto forte ieri di oltre 117 pips, passando da circa 1,2944 fino ad andare a 1,2823. Si sta avvicinando al fatidico 1,2820, che potrebbe stare a significare una prima inversione, un primo tentativo di inversione del trend, perché comunque 1,2820, che poi diventerebbe anche un 1,28 netto, praticamente a un livello psicologico molto 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 forte. E ci sta che poi ci sia un'inversione di trend, anche magari soltanto temporanea, perché comunque sul lungo l'euro continua a dare, a mio avviso, un trend che potrebbe essere positivo, anche se, ripeto, il taglio della trend line è stato netto, deciso, molto molto forte, per carità, causato dai non fan payroll, che hanno provocato un'accelerazione del prezzo, perché comunque il calo poteva anche essere definito soltanto un ritracciamento, anche se la fase laterale sta perdurando da parecchio tempo, ormai dal 14 di settembre, quindi siamo quasi a 2 mesi di questa fase laterale, che però si sta andando piano piano a stringere in termini di volatilità. E se mi va a rompere questo supporto dato da questo cuneo, potrebbe iniziare un trend al ribasso, anche se questa rimane una figura rialzista di continuazione, quindi dovesse rompere più o meno a tre quarti del cuneo stesso, potrebbe riprendere un rialzo. Obiettivamente vedo più probabile questa cosa qui, quindi vedo più probabile un euro dollaro che mi è andato a stare 1,277, fino addirittura arrivare a un obiettivo espanso di 1,26, qualora questo dovesse essere l'inizio di un movimento ribassista. Tornando un attimo a EURGPI, ieri sono andato a prendere stop profit, lo dovremmo vedere meglio qui, lo stop profit, EURGPI. Niente, molto umanamente ha deciso di non farmelo vedere. Eccolo qua, no, non si capisce. Comunque mi è andato a prendere uno stop profit a 103,44,0 e appunto dandomi 0,4 pips, addirittura anzi 4 pips e 0,08 centesimi. Lo sapevo, me lo aspettavo, perché i dati positivi dell'altro ieri era normale che venissero riconfermati ieri, anche se la riconferma è stata più, diciamo, più positiva ancora di quello che si pensasse, quindi ovviamente apprezzamento del dollaro e deprezzamento dell'euro un pochettino su tutte quelle che erano le monete concorrenti, diciamo, dell'euro. Avevo anche piazzato l'altro ieri, giovedì sera, una posizione short contro trend su dollaro australiano e dollaro canadese. Precisamente avevo messo un ordine pendente 1,035,14. Come vedete, ho fatto una scemenza, nel senso che quando sono iniziato in un fan payroll ho subito provveduto a portare lo stop in pari, perché comunque avevo paura di una reazione strana, anche se l'apprezzamento del dollaro vuol dire che l'apprezzamento del dollaro avrebbe causato un deprezzamento chiaramente del dollaro australiano, e quindi ci stava uno short molto molto forte. Però ripeto, essendo contro trend non mi sono fidato e ho fatto male, perché ho lasciato al mercato la bellezza di 34, di circa 70 pips. Però l'importante è sempre non perdere denaro, possibilità di guadagnarne, quindi di fare dei pips c'è sempre a mercato. Mi conforta il fatto
che ho lavorato bene per quanto riguarda il controtrend, perché ho aspettato che lo stocastico comunque entrasse, superasse quella che era la zona dell'ipercomprato, quindi andasse nella zona, diciamo, neutra di operatività. Ho aspettato la formazione della Doji, che è un segnale di inversione forte, però ho anche aspettato una sorta di conferma di più massimi, perché andando indietro nel passato le doji non si sono comportate splendidamente, nel senso che prendiamo questa doji, rotto comunque al rialzo, quindi preso un eventuale stop in caso di ingresso short, poi per carità il mercato è invertito, però è un segnale non facile la doji a quanto pare su Outcard. Ho voluto aspettare più conferme, quindi una, due, tre candele che mi dessero una sensazione di ribasso, anche perché il rimbalzo è stato su una resistenza forte. E sono andato short. Non ho preso un grosso guadagno, comunque va più che bene lo stesso, perché la visione del trading in questo caso è ciò che per me è importante, per cercare di riuscire a portare sempre a casa più posizioni possibili, che poi chiaramente si traducono in più pips possibili. Adesso chiaramente qui non andrò di certo più short, aspetterò a vedere come si comporterà il mercato, se ci sarà un segnale di inversione, mi aspetto un segnale come questo qua. Quindi un engulfing, o meglio ancora forse un arami, quindi un segnale con una candela verde che non sia grande come quella rossa, che mi possa poi permettere alla rottura del massimo della stessa di andare poi di nuovo long e continuare con quello che secondo me rimane comunque ancora un trend rialzista nel suo complesso, sì, decisamente, decisamente rialzista. Un'ultima occhiata a quello che è stato il mio risultato fino in questo momento per quanto riguarda la equity. Comunque questo mese c'è il gain totale di 7,90, questo mese ho un profitto, lasciamo stare gli euro che non servono, ho un profitto dello 0,71%, siamo all'inizio del mese, quindi puntiamo al mio 5%, che è ciò che voglio realizzare. Sul totale, su 207 trade sviluppati da me, il 56% delle volte mi ha dato ragione, il 44% delle volte mi ha dato torto. Ma ricordo che in questo frangente si vede, ho fatto degli esperimenti che non hanno dato troppo frutti, perché se poi andiamo a vedere comunque la equity è praticamente sempre in rialzo, al di là delle flessioni che sono normali comunque all'interno di un'attività di trading, soprattutto come la mia, che non è di certo un'attività di trading da professionista. Con questo è tutto, ci sentiamo poi e ci vediamo domani sera per vedere se ci sono posizioni e segnali che ci permettono poi di entrare al mercato per l'inizio della settimana. Ciao a tutti!